Radio Radicale, siamo con Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, per parlare della rivolta dei trattori. Allora, pacifica, pacifica, pacifica. Le volevo chiedere che valenza politica dà a questo tipo di protesta, e soprattutto se ritiene che si risolverà, diciamo, sia dal punto di vista europeo con il ritiro della direttiva sui pesticidi e in Italia con la riduzione o toglieranno l'IRPEF agricola. Allora, e poi come dobbiamo interpretarlo? Come un problema europeo o un problema italiano? Ma sicuramente è un problema europeo, perché come sappiamo sono diverse le nazioni che sono state interessate e quindi significa che il malessere, per quanto contestualizzato da provvedimenti diversi, al di là di quelli della Comunità Europea in senso stretto, è comunque un malessere importante e trasversale. Quindi da questo punto di vista io credo che questo sia un movimento che si è autoalimentato come vanno tutti i movimenti in questo momento, che abbia delle basi di protesta abbastanza solide, anche se non del tutto, perché dobbiamo parlarci chiaro, la politica agricola comunitaria è quella più importante, più sussidiata sul piano degli investimenti, quindi non è che si può dire che l'Unione Europea non stia attenta a questo tema dell'agricoltura. In Ma anche prospettiva, fonte di sprechi. fonte di grandissimi sprechi, anche perché in prospettiva tutto questo mondo andrà verso una trasformazione anche di tipo tecnologico e quindi su questo piano bisogna capire dove fare bene gli investimenti. È più importante fare bonus economy e sussidiare delle persone per quanto importanti in una certa filiera agroalimentare, oppure è importante investire nell'agricoltura come processo industriale di sviluppo del paese e dei paesi. Quindi l'Unione Europea aveva questo approccio. Un approccio più basato sulla credito d'imposta tecnologici, meno sui sussidi. È chiaro che da un certo punto di vista questo ha generato una serie di proteste che, come ho detto, vengono anche da mondi diversi e con esigenze diverse. In Italia c'è il tema che adesso probabilmente, al di là di quell'annuncio del Presidente del Consiglio di portare i fondi da 6,5 a 8, che insomma era una cosa che si era già detta a novembre, quindi era già un dato di fatto, io credo che sia Quindi importante. era una non notizia. Era una non notizia, però insomma, ma magari tanti non la sapevano, perché anche lì dobbiamo sempre fare la tara a questi ragionamenti. Dall'altro punto di vista bisogna capire come, ancora una volta, prendere le poche risorse che si hanno, perché d'altra parte tutti vorrebbero tutto, e distribuirle con una logica che abbia senso. In questo ambito io credo che la rivolta dei trattori o della filiera agroalimentare, di quella filiera agroalimentare, si potrà piano piano sgonfiare. Adesso ci sarà Sanremo. Allora, lei pensa che questo scontro che riguarda anche l'IRPEF agricola, che si sta cercando di introdurre in qualche provvedimento, porterà il governo, per evitare lo scontro politico a Sanremo, a ritirarla? Ma io non credo che sia Sanremo il problema, così come non lo era per Sinner e non lo sarà per nessun'altra cosa. Io credo che questo sia un momento topico preelettorale e quindi probabilmente anche una parte di questa protesta è guidata da incentivi preelettorali per cui uno tende a massimizzare le proprie opportunità. Anche quello dobbiamo essere chiari, È eh. diversa da quella dei forconi? Ma penso proprio di sì, perché fino adesso, tranne a Bruxelles, non abbiamo visto episodi di intolleranza, non abbiamo visto episodi brutti. Speriamo non degeneri e speriamo soprattutto che gli agricoltori italiani capiscano che bisogna scegliere su che cosa investire per il futuro. Lei prevede una nuova fiammata inflazionistica anche a causa diciamo, del settore agroalimentare e condizionato anche dalla crisi del Mar Rosso? Ma la fiammata inflazionistica sul settore agroalimentare ancora c'è,
viene da prima, il carrello della spesa è quello che è calato di meno. Quindi lei ritiene che sia fortemente presente ancora oggi? Sì, assolutamente, l'inflazione del carrello della spesa sta ancora al 4,8, al 5%, quindi è un'inflazione ancora importante rispetto all'altra che è calata molto sia per la discesa dei prezzi energetici, sia perché naturalmente poi a un certo punto l'aumento dei tassi di interesse fa effetto su tutti. Per cui il Mar Rosso è sicuramente un fattore importante, considerate che i noli da Shanghai a Genova, che prima costavano 1.500 dollari, adesso ne costano 6.500, significa il 400% in più. E quindi questo non può non... L'effetto non lo stiamo ancora vedendo. Non lo stiamo ancora vedendo. Speriamo che da questo punto di vista la crisi del Mar Rosso rientri con questa missione Aspides, perché per noi, soprattutto per noi Italia, il non passaggio da Suez diventa un fattore di anticompetitività importante. L'ultima cosa, oggi l'Unione Europea ha fatto sapere che ritirerà forse una direttiva sui pesticidi. Allora, ci voleva la rivolta dei trattori per arrivare a questa conclusione? Ma io credo che da questo punto di vista le spinte nell'Unione Europea siano molto diversificate, per questo ho detto che anche la rivolta dei trattori è una in Spagna, una in Germania, una in Italia. Chiaramente quello che non ci vuole, ma questo credo che sia mero buonsenso, è un approccio ideologico ai provvedimenti. Quindi se la direttiva sui pesticidi ha ragione di essere, va analizzata secondo il processo di regolamentazione comunitaria e va però condivisa con le parti, come bisognerebbe fare in tutto il processo comunitario, che c'è la fase ascendente e la fase discendente. Quindi su questo io credo che sia un tema, ma il tema è strategico, è generale, se no non ci sarebbe bisogno di proteste in Polonia come proteste in Spagna, perché anche lì le regolamentazioni sono poi quelle territoriali profondamente diverse. Grazie come sempre ad Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni. Grazie a voi.